l'amministrazione comunale, assieme ad altre amministrazioni enti locali, ha patrocinato questo convegno che praticamente si articolerà attorno a una riflessione sull'Expo 2015 dal titolo Nutrire il pianeta, energia per la vita. E quindi il Movimento Non Violento, sezione di Livorno, ha proposto questo tipo di dialogo attorno al tema, riferito ovviamente al cibo e quindi a tutti gli argomenti connessi relativi agli sprechi alimentari, tema che anche l'amministrazione comunale sta portando avanti con una certa incisività. E quindi il tema degli sprechi alimentari e della funzione del cibo è collegato a quello della pace. Quindi io lascio la parola a Rocco Pompeo, che sicuramente ci illustrerà nel dettaglio l'idea attorno alla quale ruota il convegno. Grazie. Sì. La prima considerazione da fare, che è abbastanza visiva, è che vi è un insieme di enti locali e di associazioni e movimenti che contribuiscono a questo convegno, perché una tesi che noi sosteniamo è che quando si parla di autonomie locali non si parla solo degli enti istituzionali, ma si parla di tanti enti istituzionali apparentemente minori, come la scuola per esempio, i servizi sanitari eccetera, ma anche l'insieme dei movimenti e delle associazioni che costruiscono insieme alle istituzioni il tessuto delle relazioni, della convivenza e delle scelte. L'Expo 2015 è un fatto rilevante, ha scelto come tema nutrire il pianeta, energia per la vita, ma come vedete dal programma noi abbiamo, come dire, selezionato, per non entrare nelle questioni di merito, perché sull'Expo ci sono molte perplessità e molte criticità per il modo con cui è stato realizzato, per le cose che sono anche di dominio pubblico in queste ultime settimane, anche perché ci sono sponsorizzazioni non proprio lineari, Coca-Cola, McDonald's, eccetera. Quindi noi non è che con questa iniziativa siamo a dire l'Expo è un fatto importante, vogliamo esserci non come coprotagonisti delle vostre scelte, ma con le nostre valutazioni, le nostre impostazioni. E la prima impostazione di fondo che noi abbiamo è che non si può discutere seriamente di nutrire il pianeta per dare energia alla vita se non si affronta il problema della pace, perché il primo nutrimento è la pace, perché c'è un perverso intreccio tra fame, guerre e cibo. Insomma, in qualunque luogo del pianeta vi rivolgete trovate conflitti che sono segnati strettamente dalle risorse del pianeta stesso, da quelle più tradizionali, il petrolio eccetera, a quelle più recenti e più immediati, che sono i semi, per cui si vuole brevettare addirittura la possibilità, e quindi conseguentemente mettere sul mercato il mondo dei semi delle piante, dei prodotti, i prodotti OGM e così via. L'acqua, pensiamo al tema dell'acqua. Senza l'acqua sicuramente la vita non può andare avanti, e dunque ecco perché noi diciamo vorremmo e proponiamo che nella carta di Milano, voi sapete l'Expo si sta nelle varie iniziative che muovono, i promotori dell'Expo dicono il risultato più significativo dell'Expo 2015 di Milano sarà la carta di Milano. Che cos'è la carta di Milano? È una specie di protocollo di Kyoto, come il protocollo di Kyoto lo fu per il clima e l'ambiente. La carta di Milano dovrebbe essere per l'agroalimentare, per il cibo. Ecco, noi diciamo che in questa carta di Milano ci vuole un preambolo, un paragrafo, un capoverso, ditelo come meglio volete, in cui si dice appunto che se non si affronta il tema della pace tra i popoli è difficile mettere a fuoco questa tematica. L'ultima cosa che voglio dire è che
abbiamo scelto il primo nutrimento della pace, ma abbiamo anche voluto dare un significato specifico a questo impegno, il ruolo e la funzione delle autonomie locali, avendo chiarito prima che per autonomia locale intendiamo l'insieme istituzionale e sociale delle realtà territoriali. Ecco perché voi vedete accanto al sindaco Nogarin, accanto al sindaco Accorinti, accanto all'assessore Cappelli del Comune di Milano, vedete anche personalità che vengono dalle realtà associative e dei movimenti, dall'Eco Istituto Cavaliere del Piemonte, per esempio, perché bisogna mettere insieme le cose. Mettere a fuoco gli strumenti che i comuni hanno nella programmazione, nella progettazione di questo settore. Per esempio il comune di Marosco nel Trentino ha emesso un'ordinanza che vieta nel proprio territorio l'uso di concimi chimici dannosi. È un'iniziativa. Lì sono, voi sapete, nel Trentino sono tutte colture molto pregiate, perché ho le mele del Trentino, ho il vino, sono tutte. Un piccolo comune ha dato un segnale. Questo è un po' il quadro. Ci sono i comuni, qui ci sono i comuni virtuosi e ci diranno in che cosa consiste la virtuosità in questo settore, così come altre associazioni ed altri movimenti. Le presenze più significative sono, senza sminuire nessun altro, sono sicuramente quella del sindaco di Messina a Corinti, per il prestigio che ha, per l'identità della persona, perché è arrivato anche a fare il sindaco in ragione delle scelte di non violenza, di pacifismo e di lotta alle grandi opere che l'hanno caratterizzato. Il sindaco Nogarin, non solo perché è il nostro sindaco e quindi è il sindaco che ha patrocinato l'evento, ma anche qui perché il sindaco Nogarin è espressione di è il risultato, scusate, sembra diminutivo ma invece è fondamentale, è il risultato di una situazione nella quale i momenti istituzionali, i momenti sociali e associativi sono intrecciati, non c'è una distinzione, una lettura. E poi c'è il Comune di Milano, il sindaco Pisapia purtroppo è impegnato perché contemporaneamente, purtroppo il 28 abbiamo due coincidenze dannose, tra virgolette, per noi. Uno, a Firenze c'è l'Expo delle idee numero 2, con la partecipazione del Presidente della Repubblica, e voi capite che effetto di trascinamento ha questo tipo di iniziativa, e il Sindaco di Milano è obbligato, anche se al di là delle sue valutazioni personali, è obbligato. Così come